Rigenerazione urbana è la direzione della ripartenza post-Covid. I fondi europei in arrivo sui territori sono il motore di questo processo, ma come utilizzare le risorse che saranno erogate al nostro paese? Piacenza oggi ha preso appunti dall'esperto Carlo Ratti, docente del MIT di Boston, durante un'assemblea promossa da Confindustria nella cornice del Teatro Municipale. Da un lato c'è il tema contenitore, quindi come usare queste risorse per rimettere a posto, per rigenerare parti della città. Dall'altro c'è il tema del contenuto, che è ancora forse più importante, che è proprio capire quali nuove attività possono fare da motore per la Piacenza di domani. Qualche esempio? Sicuramente la parte relativa alle caserme, così molte altre aree che hanno bisogno di rigenerazione. Per quanto riguarda invece il contenuto, per quanto riguarda il motore, direi partire dalle nuove generazioni, partire dalle start-up, partire dal capitale umano che in fondo è la ricchezza di ogni città. L'amministrazione comunale ha citato due percorsi avviati in questa direzione, la rigenerazione del laboratorio Pontieri a nord e il recupero della cascina San Savino a sud, con la speranza di trasformare presto l'ex ospedale militare in una sede universitaria. Di ripartenza, idee, progetti e risorse europee si parla però da ormai un anno, ma il territorio in concreto si muove in ritardo. A livello centrale sicuramente c'è un ritardo su quelli che saranno i canali di distribuzione di questi fondi, perciò attraverso quali enti questi fondi verranno erogati. Il colloquio diretto e costante con le amministrazioni pubbliche ci deve perciò far trovare pronti a cogliere quelle grandi opportunità che ci sono in questo momento. Dall'associazione di categoria degli imprenditori emerge un quadro piacentino rassicurante dal punto di vista economico e occupazionale, nonostante il terremoto della pandemia. Rolleri traccia un bilancio a pochi mesi dalla fine del 2021. In questo momento c'è un quadro particolarmente positivo, di grande euforia in tutti i settori, e perciò si sta chiudendo un 2021 veramente molto buono, che comincia a recuperare il grande disastro del 2020. L'assemblea si è aperta con i bambini del coro Ars Nova che hanno cantato l'inno d'Italia, le loro piccole voci tra le note di una grande spinta per guardare avanti.